vedere quali sono i corsi che noi abbiamo visto che hanno portato dei vantaggi. Ora, innanzitutto abbiamo diviso in tre livelli i corsi a seconda della professione di chi viene a svolgere il corso: corsi base, corsi semi avanzati e corsi avanzati. I corsi base li conosciamo tutti, no? I tre classici: BRSD, BRSD pediatrico e PTC, ovvero come si rianima un bambino, come si rianima un adulto, come si muove e si valuta una persona che ha avuto un trauma. I corsi semi avanzati, che c'è il DACA, l'ECG Reading, EGAP, ossigenoterapia, i PILS e ILS, ovvero tutti i corsi che vanno a improntare, a dare importanza ad un unico argomento, chiamati anche corsi monotematici, per esempio l'interpretazione e la lettura dell'ECG e la terapia in emergenza, delle MOCAS e l'uso dell'ossigeno, che non pensate che sia una cosa, mette la maschina dell'ossigeno e basta, no! Sull'ossigenoterapia c'è da sapere molte cose, ecco perché già è semi avanzato, ok? La gestione poi DACA, i PILS e ILS sono le gestioni semi avanzati del paziente adulto pediatrico e traumatizzato, semi avanzato, quindi già adatto anche ad un volontario, non bisogna essere per forza infermiere o medico. Su questa cosa vorrei spendere qualche parola in più per dare anche un po' più di luce, no? Perché spesso la gente dice: scusa, ma io sono soccorritore, ma lo posso fare questo corso? Sì, ma a me mi hanno detto che no, perché devo essere infermiere, no, il medico, perché l'infermiere non può fare i farmaci. Tutte queste domande, no? Medico legali, e adesso arrivo anche a dire una cosa sulla parte medico legale. Allora, l'emergenza è erogata da un team. Che cosa vuol dire da un team? Da un gruppo. E qui i Vigili del Fuoco ci hanno da insegnarci, di grande, grande rispetto e stima, perché i Vigili del Fuoco sulla gestione del team sono al primo livello, veramente. Quindi che cosa vuol dire far parte di un team? Che tutti quanti dobbiamo innanzitutto comunicare nello stesso modo, dobbiamo avere le stesse conoscenze, con competenze diverse, è ovvio, ma le stesse conoscenze. Il nostro obiettivo futuro, nostro di tutti, è quello magari di arrivare un giorno, noi già abbiamo iniziato dal 2013 anche a fare i corsi avanzati per i soccorritori, cioè insieme medico, infermiere, soccorritore, autista, anche il corso di ALS, eccetera eccetera. Perché? Perché se io sto facendo un soccorso con il signor Pino e il maresciallo Covino, ma noi siamo due soccorritori, quindi pensaci tu. No, come pensaci tu? Siamo tutti e tre, ce lo pensa tutti e tre. Se io sto rianimando e dico al maresciallo Covino: preparami l'adrenalina, lui deve sapere che cos'è l'adrenalina, deve sapere come si prepara. Poi so io che la faccio, so io che scelgo di farla. Ma se non ho un team addestrato, posso lavorare in team? No. Quindi quello è un altro obiettivo che ci siamo posti con questo grande progetto. Quindi, tolti anche questi dubbi, il volontario, il soccorritore non fa il corso di ALS perché poi è abilitato, ma sono abilitato a fare i farmaci? No, tu fai parte di un team e devi conoscere, perché devi collaborare, se non fai collaborare, giusto? Bene, poi i corsi avanzati che conosciamo tutti, l'ALS, l'EPLS, PTC avanzato, che sono corsi di gestione avanzata del paziente adulto, pediatrico e traumatizzato. Un altro progetto, vai, molto importante, che abbiamo cercato di sondare, quindi di vedere la risposta, è integrare i corsi base. Perché i corsi base? Perché sono quelli più frequentati, sono quelli più richiesti, sono quelli che oggi già sono normati, cioè c'è una normativa a monte che dice: oh, lo devi fare, quindi c'è l'obbligo. Voi capite bene che quando una cosa è obbligatoria la facciamo tutti, come la cintura. Ma hanno fatto la multa? Vabbè, fammela mettere. Aspettiamo sempre la prima multa prima di metterci la cintura, no? Dobbiamo metterla prima. Comunque, l'altro grande obiettivo che abbiamo visto con Mary, che creare questa integrazione ai tre corsi base che abbiamo visto prima, aggiungendo le nozioni di primo soccorso e medico legale nel corso di BLSD, le nozioni di primo soccorso e medico legale nel corso di PBLSD e le nozioni medico legale di estricazione e mobilizzazione nel corso di PTC ha portato un vantaggio a chi ha usufruito del corso,
statisticamente, quindi abbiamo anche certificato questo, quindi da oggi in poi i corsi base si faranno sempre in modo integrato. Ultima cosa, ho concluso questo grande progetto che con Mary stiamo cercando di scrivere ormai da 4 anni, finalmente nel 2013 siamo riusciti ad avere la prima edizione grazie alla grandissima collaborazione dell'ASL di Latina, che ci ha dato veramente che ha concluso, ha completato e ha dato veramente la possibilità di dare inizio a questo nuovo corso, che è il corso da soccorritore, ovvero creare quel profilo professionale, visto che siamo un team e abbiamo tutti le stesse responsabilità, dobbiamo avere tutte le stesse conoscenze, seppur con competenze diverse, un corso che ci dia un profilo professionale, il corso da soccorritore, un corso che vede lezioni, addestramenti di 42 ore, 18 ore di tirocinio nelle ambulanze, quindi proprio avere l'impatto con la realtà, massaggiare qui, senza l'ausilio dei nostri istruttori, una persona vera, gestire un trauma vero, sangue vero, fratture vero, macchine vere, strada vera, eccetera eccetera. Lascio con una speranza i progetti futuri che inizieremo da oggi, perché abbiamo detto questo vogliamo fare oggi, è creare un corso tipo il corso da soccorritore che vede coinvolte tutte le forze, in primis quella dei vigili del fuoco, ripeto e ridico perché mi fa piacere, con onore lo dico, sono quelli che sulla formazione stanno all'apice di tutti quanti, quindi veramente io spero di poter far parte e collaborare in un corso che nel futuro vede coinvolte 118 associazioni di volontariato, associazioni scientifiche, carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Vi saluto e lascio la parola al collega dicendo che è un dovere di tutti quanti aiutarci, ma è un dovere di tutti quanti aiutarci insieme e nel miglior modo possibile. Grazie. Grazie Cristian, perché ancora una volta, insomma, ha fatto suo. Ha fatto quindi uno scopo della sua vita l'aiutare gli altri, il salvare gli altri. L'obiettivo che ha fatto della sua vita, quindi è meritevole per questo. Grazie Cristiano ancora una volta.